24 ore. Chissà quante ne ho già perse. Probabilmente è tardi. Troppo tardi. Questo odore sembra scontato. Mi ricorda un posto. Lì sembrava che il tempo si fosse fermato. Avete presente quella forza invisibile che vi riporta a casa dopo essercisi sbronzati? Era come essere spinti perennemente da essa. Il mio unico rifugio. E cos'è se non un posto dove i peccati vengono perdonati? Di recente ho sentito alla TV di un uomo che riusciva a sollevare 445 kg. È morto giovane, per problemi al cuore. Che strano. Un uomo molto forte, un superuomo dopo tutto. Chissà se anche lui ha avuto il tempo per pensare. Insomma, una giornata per rimettere insieme i pezzi. In modo da tirare un po' le somme. Pensavo cosa accadrà dopo. Sarò adatto a salire nel regno dei cieli. O finirò frustato all'inferno. Nah, non penso faccia per me. Immagino di stare in un posto dalle tonalità grigie, dove tutto è automatizzato. I macchinari ti controllano e provvedono al loro fine ultimo, ovvero la sopravvivenza dell'essere umano. Ci sarebbe tanto tempo per pensare, e poi probabilmente divenire parte delle macchine stesse. Qui vorrei andare. Una distopica realtà. Monomania. Un'alterazione mentale in cui l'individuo è ossessionato da un'unica idea costante. Una patologia molto diffusa. Egeus, per esempio, ha un problema con i denti. Vive con la cugina Berenice, che viene colpita da un male che lentamente la porta al declino fisico e spirituale. Egeus accusa il colpo e da quel giorno entra in uno stato di paranoia, trascorrendo molto tempo ad osservare particolari insulsi, ma nonostante tutto i due si sposano ugualmente. Alla fine si trovano tutti, eh? Un giorno, mentre si trova in biblioteca, gli appare Berenice. I suoi capelli corvini si tramutano in un biondo rossiccio, sorridendo, mettendo in mostra la dentatura perfetta, inquietante. Egeus si concentra sui suoi denti, dando vita alla sua nuova ossessione. Solo possedendoli avrebbe potuto riconquistare la propria lucidità. La cugina muore ed Egeus si risveglia in biblioteca, sporco di fango. Nervosamente fa cadere una scatolina che sparpaglia sul pavimento 32 denti. In realtà la povera donna, quando cadde in catalessi, fu seppellita viva ed Egeus le aveva strappato tutta la dentatura. Voglio scrivere le mie ultime volontà. Fa molto fico. Mi piace. Non è che abbia molto da scrivere. Vabbè, cominciamo. Lascio la mia collezione di peanuts alla cassiera della drogheria. Lei mi sorride spesso, è simpatica. Potrei lasciare i racconti del terrore a Rick. Potrebbe giusto tornare da Berlino per avere questo mio ricordo. Certo. O magari lascerò tutto ai poveri. Devo solo scegliere che tipo di povertà. Dello spirito, intellettuale, economica. Forse è meglio non lasciare un cazzo a nessuno. Chi potrebbe mai comprendere quanto tempo ho impiegato a creare la mia identità? È arrivata in anticipo.
Non tutti possono vivere momenti del genere. Vorrei farti la domanda che tutti ti farebbero. Qual è il senso della vita? So che non risponderai. Forse il fatto di chiederselo implica la non appartenenza ad essa. Che cosa sono dunque? Una cosa che pensa. E che cos'è una cosa che pensa? Ponendo la domanda sbagliata, non arriverò a nulla. Le domande sbagliate portano solo ad altre risposte sbagliate. La domanda corretta è: perché adesso? Perché non quando avevo 8 anni e battei la testa cadendo dalla bici? O da vecchio, morente su una sedia mentre guardo la TV strafatto di farmaci? Sapere il perché non mi aiuterà. Non so nemmeno se ho sprecato il mio tempo. Ti darò tutto quello che mi rimane. Il mio tempo.